Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. La prima riunione appunto del Consiglio del 2021 l'abbiamo divisa in due parti. La prima parte sanitaria, la seconda invece affronteremo gli altri temi e la vedremo la prossima settimana. Proprio perché in questo appuntamento abbiamo voluto focalizzare anche la vostra attenzione su quello che è il piano vaccinale. Questo è il primo tema, la campagna vaccinale. L'assessore alla sanità Simone Bezzini ha risposto in aula alle varie interrogazioni sul tema della campagna vaccinale. E poi abbiamo chiesto ai consiglieri il punto di vista sulla pandemia, un anno dalla scoperta del primo caso di Covid-19. Quindi sarà un appuntamento per certi versi monotematico, partendo proprio dalle parole dell'assessore Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute, che ha sintetizzato il quadro generale dentro il quale è iniziata la campagna vaccinale nella nostra regione, rispondendo a varie interrogazioni sul tema. La capacità adattiva sarà la vera chiave di successo o insuccesso. Questo ha sottolineato l'assessore osservando in risposta a un'interrogazione di Marco Stella di Forza Italia. Il piano operativo della regione è frutto dell'impegno congiunto di tutto il servizio sanitario, è costruito in modo da adattarsi alle possibili evoluzioni del contesto ed è improntato alla capacità di rispondere in modo rapido e efficace ai diversi scenari. Più in particolare le persone con patologie croniche e invalidanti saranno vaccinate nella fase 2, come previsto dal piano nazionale verso la fine di febbraio. I lavoratori nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti di persone positive al Covid-19 rientrano invece nella terza fase del piano nazionale e la vaccinazione degli insegnanti è prevista nella fase 2. Partiamo ascoltando quello che è stato il commento in aula dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Tutte le operazioni di vaccinazione, ma anche di tracciamento e monitoraggio della vaccinazione, vanno fatte in tempo reale. Cioè, ogni vaccinato deve essere immediatamente tracciato. Non è che i dati si possono inserire dopo 2 mesi, diciamo, con comodo da questo. Quindi è chiaro che la vicenda AstraZeneca può consentire di fare intese con le reti territoriali, ad esempio la medicina generale, i medici di base, e questo consentirebbe, qualora diciamo ci fosse questa possibilità che auspichiamo, dal mese di febbraio di entrare in una fase in cui la vaccinazione assumerebbe un carattere multicanale. Cosa significa multicanale? Che da una parte noi potremmo avere ancora Pfizer con una gestione, ancora con un modello organizzativo molto, molto centralizzato, un po' come quello con luoghi diversi, diciamo, ma come quello che abbiamo, che stiamo conoscendo in queste settimane, Moderna con una nicchia molto ristretta e AstraZeneca che potrebbe essere invece lo strumento attraverso il quale si mobilitano su alcuni target, e qui c'è il tema dell'incognita per chi sarà l'autorizzazione, per tutti o per una parte, ma AstraZeneca potrebbe diventare quell'elemento che, consentendo di mobilitare le reti territoriali, diciamo, potrebbe, come dire, determinare una grande accelerazione nella campagna di vaccinazione. Su questo grande punto interrogativo capiremo, diciamo, un po' di più entro la fine del mese. Comunque noi ci stiamo attrezzando sul punto certo, che è quello di AstraZeneca e Moderna, diciamo, con un piano ben definito e ben preciso. Sul punto di AstraZeneca invece ragionando su 2 o 3 scenari modulari che saranno attivati poi successivamente alla fase di autorizzazione, a secondo di che cosa il regolatore europeo e poi l'AIFA decideranno sulle prescrizioni di uso della vaccinazione AstraZeneca. Per completare il quadro, vi dico che l'altro passaggio importante, ma sarà un po' più in là con il tempo, sarà la possibile, perché poi c'è sempre qualcuno nel mezzo che in qualche modo deve dire la sua, cioè le autorità di regolazione, la possibile autorizzazione del vaccino, oltre che di CureVac, di Johnson & Johnson, che è un vaccino per il quale l'Europa e il governo italiano hanno un grande contratto di fornitura e che, se venisse autorizzato, si parla di primavera inoltrata, potrebbe liberare, diciamo, diverse decine di milioni di dosi
con modalità di utilizzo molto semplici e per di più monodose, quindi con una riduzione ulteriore dei tempi di somministrazione legata alla non necessità di fare appunto la doppia somministrazione della dose. Questo sarebbe un ulteriore elemento di semplificazione e di irrobustimento della campagna di vaccinazione, che però ovviamente ha un arco temporale di riferimento che richiede ancora alcuni mesi. E dopo aver ascoltato l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ascoltiamo anche il commento dei consiglieri, partendo proprio dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Devo dire, io sono orgoglioso del nostro personale medico, orgoglioso di come l'assessorato ha intrapreso questo percorso, e non era semplice. Più di 50.000 vaccinati, soprattutto i medici di prima linea, il personale dell'RSA, gli ospiti dell'RSA. Abbiamo deciso di partire dalle persone più fragili, da quelle più in difficoltà. Però vogliamo continuare in questa direzione, e non appena, oggi ne sono arrivate altre più di altre 30.000, non appena ci sarà la possibilità, vorremmo vaccinare anche tutti gli operatori sanitari che non sono rientrati in questa fase, i liberi professionisti, tutti coloro i quali hanno contatti con pazienti. Noi riteniamo che questo della vaccinazione sia il modo, insieme alla responsabilità, per uscire da questa difficile pandemia che stiamo vivendo. All'assessore oggi ho chiesto una cosa: di dare la possibilità a tutti di potersi vaccinare rapidamente, non appena arriveranno i vaccini e ulteriori dosi, di organizzare una presenza capillare sul territorio nei prossimi mesi, quando avremo le disponibilità in numeri tali da permettere di vaccinare tutti, non facendo differenze tra chi vive in un grande centro e chi vive in un piccolo centro. Credo che questa sia la forza della Toscana, una Toscana diffusa che vuole offrire a tutti le stesse opportunità. Sì, è assolutamente la strada giusta. La Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase, che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta con questa portata. Inoltre, per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della prima fase è quello che sappiamo della Pfizer, comunque che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato. Sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Speriamo in breve tempo, se arrivano i vaccini come promesso, di chiudere la vaccinazione di tutta la prima fase, quindi tutti i sanitari e gli ospiti delle RSA e delle RSD. In Toscana vacciniamo anche le residenze sanitarie per i disabili. Questo permetterà già di affrontare i mesi successivi con una forte resilienza da parte del sistema sanitario. E attendiamo, speriamo presto, l'autorizzazione dell'altro vaccino, quello di AstraZeneca, che permetterà di affrontare, invece di allargare in maniera significativa, il numero di soggetti da vaccinare. Abbiamo presentato una mozione all'attenzione della Giunta come opposizione per far sì che quello che il piano vaccinale nazionale ha previsto nella seconda fase, quindi tra qualche tempo, per noi invece deve essere affrontato subito, cioè la vaccinazione delle categorie più fragili come quelle dei disabili. Su questo la risposta dell'assessore Bezzini non ci ha soddisfatto, perché ci aspettavamo un passo diverso, una forzatura, così come è stata fatta anche in altre regioni, in particolare in Campania, affinché con uno sforzo di programmazione dei vaccini si potessero inserire appunto i disabili, i caregiver, quindi le persone che di fatto fanno parte di questo mondo così fragile e complicato. Quello che ho detto anche oggi in aula all'assessore Bezzini è che è necessaria una costante informazione di quello che viene fatto riguardo alla campagna vaccinale al Consiglio regionale, perché non a caso oggi ci sono state una notevole mole di interrogazioni al riguardo, e questo è segno di una mancanza di informazione. Ovviamente ho fatto complimenti all'assessore perché la Toscana è ai primi posti per aver usufruito di tutte le dosi di vaccino che le sono state inviate, però
mi pongo anche un interrogativo che penso sia quello che si pongono in molti cittadini. Se ci vuole così tanto ad affrontare la fase 1 e 2 che riguarda solo il personale del mondo sanitario, l'RSA e gli addetti dei servizi essenziali, quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana, esclusi i minori? Se noi chiediamo di fare meglio, di fare più veloce, di fare più vaccini e chiediamo fondamentalmente di estendere la priorità, pensiamo agli insegnanti, pensiamo al personale scolastico, pensiamo agli studenti, pensiamo agli operatori del 118, pensiamo a tanti operatori che anche nella sanità privata lavorano nell'ambito dei territori, pensiamo alle residenze per anziani, agli operatori, pensiamo a tante categorie. Abbiamo chiesto con un atto forte che il Consiglio regionale si pronunciasse nelle prossime ore per fare in modo che tutte queste categorie potessero avere il vaccino quanto prima, partendo ovviamente anche dai professori, dalle scuole, per tenere botta rispetto a quella che è stata la riapertura. Chiediamo che allo stesso tempo, insieme a vaccini, si faccia un grande investimento culturale, sociale ed economico sulla cura. In queste ore, in questi giorni, inizia la sperimentazione sui primi malati rispetto al processo e all'utilizzo degli anticorpi monoclonali che è stato concepito a Siena in Toscana Life Science. Speriamo che il governo investa tantissimo su questa cura e quanto prima possa essere a disposizione per fare in modo di abbinare la propria attività a quella dei vaccini. La nostra posizione è una posizione che chiede chiarezza, che chiede un piano vaccinale dettagliato, un piano vaccinale che passi dal Consiglio regionale della Toscana, che possa essere letto e capito da tutti i cittadini e che non sia demandato ai dibattiti sui giornali, perché quando sentiamo assessori che replicano a notizie date dai quotidiani nazionali e replicano dicendo che l'opposizione deve stare calma e tranquilla, ci fa preoccupare. L'opposizione non sta calma e tranquilla, l'opposizione è molto preoccupata da una gestione che spesso e volentieri negli ultimi tempi appare non gestita da professionisti, che appare molto aleatoria e surreale. Quindi è bene che attenti ci stiano loro che sono chiamati a governare e non l'opposizione che sta vigilando, a volte anche vigilando non si sa bene su cosa, perché ancora questo piano vaccinale non abbiamo capito se sia quello presentato dalla Giunta o quello che le commissioni continuano a chiedere perché non hanno visto. Quindi di chiarezza ne serve e ne serve ancora tanta. Un anno che di fatto ha stravolto, modificato, radicalmente cambiato le nostre abitudini, un anno dove molte famiglie purtroppo hanno pianto i propri cari deceduti da soli in stanze di ospedali, un anno dal paziente zero, cioè dalla prima persona accertata di aver contratto il Covid-19. Un anno che ha visto anche il Consiglio regionale confrontarsi con un'emergenza impensabile fino a 12 mesi fa, il lavoro della precedente legislatura che doveva terminare con le elezioni di primavera che si è protratto fino all'estate inoltrata, le elezioni di settembre, l'insediamento del nuovo Consiglio e le riunioni di commissione dell'Aula che avvengono tuttora in modalità mista, ovvero una parte dei consiglieri presenti fisicamente nel Palazzo del Pegaso, distanziati ovviamente l'uno dall'altro, il resto partecipa da remoto alle sedute. E le nostre interviste che vengono effettuate mantenendo tutti gli accorgimenti sanitari. A un anno di distanza e ancora in piena pandemia, abbiamo chiesto una considerazione proprio ai consiglieri regionali. Ma devo dire che se oggi noi siamo la regione con il più basso indice di trasmissibilità, lo dobbiamo sicuramente alle azioni messe in campo dall'amministrazione regionale, ma anche e soprattutto alla responsabilità delle cittadine e dei cittadini della Toscana, che io voglio ringraziare, perché abbiamo rispettato le regole, siamo riusciti a seguire le cose che ci eravamo detti di fare. Distanza, mascherine, lavarci le mani in continuazione, però non basta, io rilancio lo stesso appello che ho fatto qualche settimana fa. Fino ad oggi i numeri ci danno ragione, perché ognuno di noi ha fatto la sua parte. I cittadini hanno fatto tanto, stanno vivendo ormai da 10 mesi in condizioni difficili, ma se vogliamo vedere la speranza, se vogliamo vedere una nuova ripartenza, da un lato noi continueremo a spingere sul piano dei vaccini, dall'altro però vorremmo chiedere un ultimo sforzo ai cittadini, perché bisogna purtroppo arrivare ad aprile, maggio, e senza l'aiuto di ciascuno di loro tutto diventerebbe più difficile.
una battaglia, quella con la pandemia, che prosegue ormai da quasi un anno. Dobbiamo continuare a stare attenti, ma allentare anche le maglie delle possibilità per quanto riguarda l'attuale crisi economica e quindi dare qualche opportunità in più. Quello è quello che chiede Italia Viva, lo chiediamo perché riteniamo opportuno cercare di, da una parte, accelerare sui vaccini, investire sulla cura. Serve un investimento importante per fare in modo che la cura possa arrivare quanto prima, per fare un combinato disposto. I vaccini insieme alla cura devono essere due armi da usare insieme per tornare a una normalità. Ci siamo dati un obiettivo, quello di resistere ancora un paio di mesi, per poi dal mese di aprile magari riuscire a ripartire in una normalità che ormai le persone sembrano quasi non attendere più. Intanto un dato positivo, la riapertura delle scuole in Toscana è un segnale importante, l'abbiamo chiesto con forza. Io personalmente e il mio partito in Toscana ha fatto una battaglia importante, le scuole sono state riaperte, questo è un motivo di orgoglio per la Toscana. In questo momento dobbiamo cercare di dare altri segnali di fiducia per la ripartenza economica e sociale, velocizzare i vaccini, investire molto sulla cura e consentire, diciamo, fra un paio di mesi alle persone di tornare a una sorta di normalità. Certo, il Covid non si chiamerebbe pandemico se non fosse un qualche cosa che ha messo veramente a rischio la popolazione sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico. Per cui per batterlo mancherà ancora del tempo, ci vogliono ancora quelle piccole attenzioni che tanto piccole non sono, ma che comunque sono necessarie, quindi di distanziamento sociale, i gel disinfettanti, lavarsi le mani, la mascherina e quant'altro. Gli anticorpi monoclonali potranno essere sicuramente un qualche cosa di aiuto, ma inevitabilmente sarà il vaccino quello che potrà eradicare completamente il virus, e ve lo dico da medico che ho studiato la storia della medicina, e nella storia della medicina ci sono state delle pandemie completamente eradicate dal vaccino. E per questo appuntamento è tutto, l'abbiamo voluto dedicare a quello che è il piano sanitario e appunto ai vaccini. La prossima settimana invece entreremo nel vivo degli altri temi che sono stati affrontati all'interno dell'aula del Palazzo del Pegaso. Comunque, per tutte le informazioni ricordo ancora il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it. Io allora vi aspetto qua, come sempre, tra 7 giorni dentro il Consiglio.